Il viaggio nel tempo è più di un sogno impossibile? Esistono persone che sono già riuscite a rompere il tessuto dello spazio e del tempo? Qualche anno fa in Ucraina è apparso un uomo misterioso che sosteneva di aver reso possibile l'impossibile. Aveva viaggiato da un'epoca passata al futuro, ma non è tutto. Lo sconosciuto ha anche presentato una serie di foto e documenti a sostegno della sua storia quasi incredibile. Ma come è possibile? Lo straniero è davvero riuscito a scardinare le leggi del tempo e a immergersi in una strana epoca? Come dobbiamo valutare le prove presentate e, soprattutto, a quali eventi sconvolgenti dobbiamo prepararci in futuro? Ognuno ha il suo stile di abbigliamento, eppure gli abitanti di Kiev nel 2006 non poterono fare a meno di riconoscere che questo straniero aveva preso molto sul serio il suo look retro. L'uomo, che era apparso dal nulla, non solo era vestito in modo stranamente antiquato, ma aveva anche una macchina fotografica non meno fuori moda. Oltre al suo strano aspetto, lo sconosciuto dava anche un'impressione di estrema confusione. Sembrava completamente disorientato e si è avvicinato alla polizia per chiedere indicazioni stradali, ma voleva andare in una strada che non esisteva più da anni. Gli agenti hanno chiesto all'uomo di identificarsi e non potevano credere i loro occhi quando ha presentato un documento sovietico degli anni 50. La carta d'identità identificava lo straniero come Sergei Ponomarenko e dichiarava che era nato nel 1932. Ma Sergei non sembrava avere affatto 74 anni. La dichiarazione che aveva solo 25 anni era più coerente con il suo aspetto. La polizia si rese conto di aver preso un burlone o un uomo che soffriva di una malattia mentale. Per chiarire retroscena di questa situazione confusa, portarono Sergei alla stazione di polizia per interrogarlo. Venne anche chiamato un esperto di fotografia per sviluppare la pellicola della macchina fotografica ormai datata. Ma poi le cose presero una piega che nessuno si aspettava. Le immagini finite mostravano Kiev come appariva negli anni 50. Chiunque creda che Sergei abbia comprato la macchina fotografica e la pellicola da un antiquariato si sbaglia, perché in alcuni scatti si vedeva anche lui e indossava gli stessi abiti con cui si era imbattuto nei poliziotti. Alcune delle foto ritraggono Sergei insieme a una giovane donna, che lui descrive come la sua fidanzata. E come se tutte queste circostanze non fossero abbastanza assurde, le foto includevano anche un'istantanea di un disco volante che Sergei diceva di aver sorvolato uno degli edifici. Proprio quando gli agenti pensavano che la situazione non potesse essere più sconcertante, hanno esaminato le denunce di scomparsa del passato e si sono resi conto con incredulità che in esse figurava un certo Sergei Ponomarenko, scomparso nel 1958. Anche la donna delle foto è stata rintracciata e l'ormai settantenne ha confermato che il suo fidanzato era letteralmente svanito nel nulla quasi 50 anni fa. Si dice che sia riapparso 2 anni dopo, all'improvviso, proprio come era scomparso prima. Alla fine la donna ha aggiunto un altro inspiegabile tassello al puzzle. Ha messo sul tavolo una foto che si suppone risalga all'anno 2050. Mostrava un Sergei molto più anziano, in posa davanti a uno skyline di Kiev dall'aspetto futuristico. Per completare questa assurda storia di viaggi nel tempo, si dice che Sergei sia scomparso prima di poter essere intervistato di nuovo. A quanto pare è riuscito in qualche modo a lasciare la stanza chiusa e sorvegliata. Tutto ciò che si è lasciato alle spalle è un mito moderno che divide il resto del mondo in 2 fazioni, quelli che considerano Sergei Ponomarenko nient'altro che un impostore in cerca di attenzione e quelli che credono che abbia fornito la prova dell'esistenza dei viaggi nel tempo. Gli scettici fanno notare che le foto presentate ricordano in modo impressionante alcuni scatti mostrati in un episodio del programma televisivo ucraino Aliens. Ma cosa ne pensi di questo caso? L'uomo misterioso ha davvero viaggiato nel tempo? Oppure lui e il suo complice hanno solo messo in scena una storia elaborata per fare uno scherzo a tutti noi ed essere sotto i riflettori per un momento? L'intelligenza artificiale ci distruggerà tutti? Il messaggio breve ma spiacevole è sì, purtroppo lo farà, se crediamo alle contorte affermazioni di un uomo anonimo della Siberia che sostiene di aver assistito con i propri occhi al brutale regno dei robot. L'uomo sostiene di aver lavorato in un laboratorio di fisica dove lui e un altro scienziato stavano lavorando a una macchina del tempo. I 2 uomini hanno testato la loro creazione e pochi istanti dopo si sono ritrovati nell'anno 4040. Tuttavia, gli ultimi 2000 anni non erano stati gentili con l'umanità.
metà della popolazione mondiale era morta, spazzata via da intelligenze artificiali. Tuttavia, la prima pietra della distruzione era stata posta molto prima, per la precisione nell'anno 2458. Questo fu l'anno in cui noi umani entrammo per la prima volta in contatto con alieni provenienti da un'altra galassia. Gli esseri extraterrestri vivevano molto più a lungo degli abitanti della Terra e potevano facilmente vivere fino a 400 anni. Tuttavia, gli esotici visitatori avevano ancora nelle ossa le conseguenze di una guerra devastante che aveva decimato il loro numero totale a 200.000. Dopo il rendezvous galattico, tuttavia, l'umanità sembrava avviata verso un futuro luminoso. La ricerca medica fece notevoli progressi e presto molte persone poterono festeggiare il loro 200° compleanno. Nell'anno 3213, dalla collaborazione tra le specie, nacque un mostruoso supercomputer grande la metà dell'Europa e dotato di intelligenza artificiale. Ma alla fine accadde l'inevitabile. La mente digitale superò i suoi creatori e mandò il branco di robot in battaglia contro umani e alieni. La devastante guerra che ne scaturì durò 800 anni e si concluse con la vittoria delle macchine. Alla luce di questo spiacevole scenario, non sorprende che il viaggiatore del tempo senza nome abbia concluso la sua storia con un avvertimento urgente. Dobbiamo riconoscere i pericoli dell'intelligenza artificiale e prenderli sul serio, altrimenti è solo questione di tempo prima che anche la nostra linea temporale venga colpita da una simile catastrofe. Cosa si prova davvero a viaggiare nel tempo? Se stai pensando all'introduzione di The Big Bang Theory, in cui gli sviluppi più mozzafiato dei millenni ti passano davanti, ti sbagli, perché grazie a Bella, una donna albanese, sappiamo che il viaggio nel tempo non è affatto così spettacolare come ci viene presentato in televisione. Perché mentre i secoli ti scorrono davanti, non vedi altro che un nero impenetrabile, e allo stesso tempo un'altissima tensione attraversa il tuo corpo. Il selfie, scattato nell'anno 3800, dimostra che le esperienze di Bella sono di prima mano. Non è certo che la viaggiatrice del tempo conosca la storia dell'uomo della Siberia. Quello che è certo, però, è che Bella dipinge un quadro non meno inquietante del futuro. Infatti, ovunque abbia guardato nel 39° secolo, ha visto detriti, persone morte e robot distrutti ovunque. Afferma persino di aver incontrato una macchina assassina a distanza ravvicinata. L'androide era gigantesco e non solo poteva parlare, ma aveva anche espressioni facciali incredibilmente realistiche. Tuttavia è ovvio che non tutti sono immediatamente convinti delle affermazioni di Bella. Sebbene lei stessa abbia affermato di aver scattato diverse foto in un futuro apocalittico, è stata in grado di presentarne solo una come presunta prova. Non c'è dubbio che sullo sfondo della foto si vedano edifici dall'aspetto futuristico, eppure almeno qualche dubbio residuo rimane. Perché nel bel mezzo della feroce battaglia per la sopravvivenza tra uomo e macchina, Bella è riuscita in qualche modo a non far sbavare il suo trucco impeccabile. Questo viaggiatore del tempo si è guadagnato un naso d'oro ed è sparito nel nulla. 6 pazienti affetti da HIV sono ora considerati guariti e Osama Bin Laden è stato rintracciato e ucciso in Pakistan il 2 maggio 2011. Ti stai chiedendo perché ti stiamo raccontando tutto questo? Beh, molto semplicemente, avremmo potuto avere entrambe le cose molto prima. Ma andiamo con ordine. Nel marzo 2003 un certo Andrew Carlson fu arrestato dalla Securities and Exchange Commission. L'accusa? Insider trading illegale. Il sospetto aveva già negoziato con successo 126 azioni ad alto rischio, trasformando un investimento di $800 in oltre 350 milioni di dollari in sole 2 settimane. Per gli investigatori c'era solo un modo per spiegare questa abilissima attività di trading in borsa. Il neomilionario aveva utilizzato informazioni segrete e privilegiate per effettuare i suoi proficui scambi, infrangendo così la legge. Tuttavia, Carlson ha negato fermamente questa accusa e non ha nascosto di sapere esattamente quali azioni avrebbero fruttato di più. Tuttavia, non perché possedesse informazioni di base proibite, ma per la semplice ragione che era un viaggiatore del tempo dell'anno 2256. Grazie al suo grande vantaggio di conoscenza, Carlson non aveva altro da fare che catapultarsi nel passato e fare fortuna in borsa nel 2003. Carlson non volle rivelare dove si trovasse la sua presunta macchina del tempo, ma offrì ai funzionari un accordo che non valeva il denaro. Se la SEC lo avesse lasciato in pace, avrebbe rivelato la posizione di Osama Bin Laden e la cura per l'HIV.
Ma si possono davvero biasimare gli investigatori per non aver creduto alla favolosa storia del viaggio del tempo? Nonostante ogni ragionevole dubbio, non è stato possibile trovare alcun documento che dimostri l'esistenza di Andrew Carlson prima del 2002. Si dice che il milionario agente di borsa sia stato incriminato poco dopo e che sia misteriosamente scomparso poco prima della data del processo. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie. Ma se premi il pulsante di iscrizione ora, avremo presto tue notizie. Unisciti alla nostra community e non perdere mai più un nuovo video.